Questa è una storia che comincia in una fredda notte invernale. Era mezzanotte inoltrata e la neve calava incessantemente. Non c'era traccia di alcun autobus, quindi eri costretto a tornare a casa a piedi. Il freddo era insopportabile. Acceleri il passo, lo strato di neve ti arrivava fino alle ginocchia. Esci dal parco e ti ritrovi in strada. L'asfalto era coperto da una fitta coltre di neve e nei paraggi non c'era nessuno spazzaneve in servizio. Non c'era anima viva. Tutti erano a casa, al calduccio davanti a un caminetto, mentre tu eri fuori e il solo pensare di distare 20 minuti di cammino da casa tua ti fa gelare il sangue. Finalmente giungi a casa. L'ascensore era rotto. Dovevi farti tutte le scale e... indovina un po'. Abitavi all'ultimo piano. Trascinandoti per lo scorrimano, riesci a salire. Non ti senti più le gambe dal freddo. Raggiungi il corridoio. La porta di casa sembrava così lontana. Infili le chiavi nella serratura, tocchi la maniglia e apri la porta. Da diversi mesi vivi in un piccolo e semplice appartamento. Con il lavoro che hai e gli studi da mantenere, ti risulta impossibile passare l'inverno con il lusso di mantenere riscaldata la casa. E purtroppo riesci a malapena a gestire l'affitto. Per prima cosa, chiudi la porta dell'appartamento. Poi ti abbandoni alla poltrona, afferri il plaid che avevi lasciato sul pavimento e accendi il televisore. Ti si presenta davanti un notiziario. Il conduttore annunciava che questa era la più grande nevicata degli ultimi 20 anni. Ti sintonizzi su un altro canale, ma anche lì parlavano delle condizioni meteorologiche. C'erano stati numerosi incidenti sulle strade e... stando ai meteorologi, la nevicata non avrebbe cessato prima del weekend. Improvvisamente, senti vibrare il cellulare nella tasca. Lo tiri fuori, sullo schermo apparve il contatto di tuo padre. Ti porti il telefono all'orecchio. Con tono preoccupato ti chiese se eri tornato a casa. Dopodiché, ti raccomandò svariate volte di non uscire con la neve. Era una cosa che ti diceva fin da quando eri bambino, di non uscire da solo quando aveva nevicato. Non capisti mai la ragione del perché tuo padre era così ossessionato dalla neve. Dopo esservi augurati la buonanotte, spegni il cellulare. La tua infanzia fu molto difficile. Pur non essendoti mancato niente, il tuo rapporto con i genitori fu molto distaccato, soprattutto con tua madre. Lei stessa mostrava difficoltà ad esprimere amore verso di te e raramente vi parlavate, a differenza di tuo padre con cui hai avuto un legame più profondo. Dopo aver terminato gli studi, hai deciso di lasciare i tuoi genitori per andare a vivere da solo. La separazione con tua madre fu molto fredda, distante. Il tuo corpo inizia a tremare dal freddo. La temperatura nella stanza era calata di diversi gradi da quando eri arrivato. Ti alzi e ti dirigi verso il bagno. I lampioni all'esterno proiettavano sulla finestra una debole luce gialla. Il boiler dell'acqua calda che avevi lasciato in carica il pomeriggio era pronto. Ti avvicini alla vasca da bagno, chiudi il tappo arrugginito dello scarico e apri il rubinetto dell'acqua calda. L'acqua si scaldò gradualmente. Rimani lì a contemplare il vapore che si disperdeva nell'aria, mentre l'acqua calda iniziò a riempire il fondo crepato. Attendi una decina di minuti. La vasca oramai si era riempita. Chiudi il rubinetto e ti levi la felpa. Un brivido gelido ti salì lungo la schiena. Finalmente, ti cali nella vasca da bagno. Il rubinetto gocciolava lentamente, producendo un lento tintinnio.
mentre il rubinetto gocciolava, inizi a distenderti. Il tuo corpo si assopisce. Sei in un'immensa prateria innevata, immersa da una fitta coltre di nebbia. Il cielo era bianco, vuoto. Ti guardi intorno, ma non vedi nulla. Hai come la sensazione di esserci già stato in questo luogo. Ti incammini. Ogni orma lasciata sul suolo ti dava una sensazione insolita di meraviglia, come se non avessi mai camminato sulla neve. Improvvisamente noti una sagoma immersa nella nebbia. Ti avvicini ancora di più. La sagoma, dalla figura di una donna, si girò verso di te. Ti sussurrò qualcosa. Lentamente posò una mano sulla tua guancia. Riapri gli occhi. Erano passate quasi 2 ore. Il tepore dell'acqua si era dissolto. Confuso, ripensi a quella strana visione. Che cos'era quel luogo? Chi era quella donna? Non ci fai più caso e sollevi la catenella dello scarico. Lo scarico ruggì e incominciò a risucchiare l'acqua. Aspetti che la vasca si svuoti del tutto prima di uscire. Ad un tratto, senti un sinistro boato dallo scarico della vasca. Hai freddo e incominci a tremare. Lo scarico produsse un altro boato. Ti avvicini e guardi all'interno del buco. Mentre l'acqua veniva risucchiata, una forza sconosciuta ti tira verso lo scarico. E ad un certo punto... del reale con cui hai sempre vissuto venne sconvolto definitivamente. La tua stessa mente non riusciva a crederci. Provi a muoverti, sei bloccato. I tuoi arti non rispondono. Riesci solamente a muovere gli occhi. Vedi le gocce scendere dalle pareti dello scarico. Provi ad urlare, ma non ce la fai. Non riesci a respirare. Cerchi di divincolarti, scacciando dalla mente l'idea che era successo veramente. Invece era vero. Eri finito nello scarico della vasca. Nessuno ti avrebbe sentito e nessuno ti avrebbe aiutato. L'odore fetido proveniente dalle tubature ti penetra nelle narici. Provi a lanciare un altro grido. Fai sempre più fatica a respirare. Era vero. Era vero. Eri finito nel tubo dello scarico. Probabilmente nella tua vita sei sempre stato uno di quelli che ha interpretato i fenomeni inspiegabili con razionalità. Ma il destino ti ha giocato una brutta carta. Ah, già. Tu non hai mai creduto nel destino. Alla fine, la tua infedeltà è stata ripagata. Vedi la superficie dello scarico allontanarsi lentamente. Dove starà andando? Ah no, aspetta. Non è la superficie dello scarico. Sei tu che stai scendendo. Ti stai inabissando sempre di più. Senti il cuore battere all'impazzata nel petto. Le pareti dello scarico ti lacerano la pelle. La luce si affievolisce sempre di più.
Cerchi di urlare, ma dalla tua bocca uscì solo un sibilo. Ti venne in mente quando da bambino provavi ad urlare durante un incubo. Alla fine, ti lasci andare. Ti lasci accarezzare dal gelido abbraccio delle tenebre. E lentamente, perdi i sensi. Apri gli occhi. Stavi dormendo. Sei nella tua cameretta. Al sicuro. Era stato un incubo. Un brutto incubo. Non vedendo nessuno, cominci a piangere. Ad un tratto, la porta si aprì ed entrò una donna. Si avvicinò. Ti prese tra le sue braccia. E iniziò a cantare. E mentre le note della canzone ti cullavano e la mano della donna ti accarezzava, ti acquieti. C'era lei con te. La sua presenza ti proteggeva dai brutti sogni e di quell'incubo rimasero solamente dei piccoli frammenti che lentamente si dissolvevano. Ma proprio quando stavi per riaddormentarti, un piccolo ricordo ti tornò alla mente e quei piccoli frammenti che si stavano dissolvendo, cominciarono a riemergere. La memoria ti rievoca un evento dimenticato e perduto nell'inconscio. Era una mattina di gennaio e tu e la mamma stavate camminando su un sentiero, mano nella mano. Il viale alberato era coperto da una coltre di neve fresca. Affondare gli stivali nel manto bianco ti riempiva di stupore e meraviglia. Girate a destra e, uscendo dal sentiero, iniziaste a salire lungo la collina per giungere in cima. Vi trovaste davanti a un panorama mozzafiato. Un manto di neve rivestiva il prato che discendeva lungo il colle, mentre il sole mattutino schiariva l'ombra del monte. Vi incamminaste per la via del ritorno. Ad un tratto, senti un sussulto. Poi un fruscio. Ti giri. Vedi il suolo cedere sotto gli stivali di tua madre. Iniziò a sprofondare nella neve. Le gambe erano scomparse e vedi le sue mani cercare freneticamente di afferrare un appiglio.
iniziò ad urlare il tuo nome. Nel giro di pochi secondi, la donna scomparve all'interno di una voragine. Ti affacci sul baratro, vedi il terrore impresso sul volto della mamma, rigato dalle lacrime. Le sue urla riecheggiavano all'interno del buco, mentre si inabissava sempre di più. Solo in quel momento iniziasti a piangere. Piansi ed urlasti per ore, ma nessuno venne in soccorso. Solo verso il tardo pomeriggio dei passanti videro scorgere il corpo di un bambino accasciato al suolo. Corsero verso di te, ti sollevarono e provarono a rinvenirti, ma non accennasti a riprenderti. Nel giro di pochi minuti giunsero i soccorsi. Ti portarono all'interno dell'ambulanza, dove ti misero una mascherina per l'ossigeno e tentarono di rianimarti. La temperatura corporea, lentamente, tornò alla normalità. Dopo diversi minuti, riprendi lentamente coscienza. Vieni portato d'urgenza nell'ospedale più vicino, mentre i soccorritori si misero alla ricerca della mamma. Il corpo senza vita della donna venne trovato sul fondo della voragine a 10 metri di profondità, immerso in una pozza d'acqua gelida. I soccorritori non poterono fare altro che constatare il decesso per ipotermia. Non ricordi nulla dell'accaduto, né il volto della mamma, né i colli innevati. Non ricordi nemmeno tuo padre in lacrime che ti stringeva sul suo petto. Sei sopravvissuto per miracolo. Lei morì così, immersa nell'oscurità. Hai pianto molto, ma il tempo passò e l'hai dimenticata. Eri appena un infante. Come potevi ricordarti di lei? Quando la realtà viene compromessa da qualcosa di sovrannaturale, non puoi opporre resistenza. Non riesci a vedere niente. Non riesci a sentire niente. Sei arrivato troppo a fondo. Beh, supponendo che esista un fondo. Continui a scendere, lentamente, come una preda nella gola di una serpe. Non puoi fare più nulla. Puoi solo aspettare che finisca. Ma non finirà mai. Mi dispiace che sia finita così. Molte persone hanno seguito e vissuto la tua storia. E quando finirà, si dimenticheranno di te. Ma se fra questa gente ci fosse qualcuno che avesse sentito sulla pelle gli orrori che hai provato questa notte, allora le tue sofferenze non saranno vane. Ormai manca poco la fine della storia. E non voglio che tu soffra fino alla fine. Mi dispiace tanto. Dormi, dormi, mio grande amor. Le stelle brillano nel cielo. Dormi, dormi, mio gran tesor. La luna brilla nel cielo. La tua mamma, mio grande amor, è qui con te. Non devi piangere, mio gran tesor, io vivo in te.